Qua di nuovo da Sandro Cana e qua abbiamo un favoloso pony, come vedete. Guardate che bello che bruca l'erba ed è tutto felice. Il pony che però secondo me se lo facciamo arrabbiare e ci dà una scarpata non ci fa troppo bene. Lì abbiamo la diligenza ranch del Gran Vaio, guarda che roba, Gran Vaio Ranch, Gran Vaio Ranch, bello, eh? Guardate che diligenza fenomenale, però questa non ci fanno salire sulla diligenza. Sono i giochetti dei bambini, questa che è in moto perpetuo uniforme. E dopo là sotto c'è qualcos'altro, mi sembra. Vediamo un attimo di vedere, dai. Andiamo là a vedere. Qua c'è faccia fanno sicuramente delle feste, le famose grigliate che dicevo, venite qua, lì ci sono i grill, vedete, vi portate la legna, ve la danno qua e voi vi fate le grigliate, avete le tavolate da mangiare, tipo picnic, ed è favoloso. Lì c'è scritto anche il regolamento, mi sembra, sì. Vediamo. E vi ripeto di nuovo che siamo da Manzati a Sandrà. Qua un'altra, vedete, un'altra maxi griglia, proprio gigante, con il bracciere. Vedete qua. Un po' faticoso camminare, La musica è vietata, benissimo. Questa è una bella cosa perché quando arrivano i rumeni l'attaccano a mille e disturbano tutti gli altri con Vresca, Vresca, Numa, Numa, L'azienda è stanca di comportamenti di persone civili e arroganti, come vedete con questo. Prima di poter notare barbecue e compleanni, leggere bene il regolamento o chiedere al personale incaricato, per chi non rispetta o fa finta di non capire verranno immediatamente avvisate le forze dell'ordine. Vi ringrazio per la collaborazione, buon soggiorno, buon divertimento. Queste sono le regole, è un bene che siano state messe per la buona e civile convivenza per tutti, e purtroppo da altre parti non ci sono e perciò c'è gente che disturba gli altri senza farsene un perché. E qua abbiamo le varie postazioni grill con i vari tavolini per mettere su il cibo da cucinare. Aia, tira un po', eh. E i vari tavoloni. Tavolini. Ci sono altri giochi, come vedete, campo da calcio, campo un capito da calcio, qua abbiamo altri giochi per i bambini, postazioni col numero, come vedete, bellino proprio, eh. Carinissimo sto posto, bello, proprio bello. Proprio bello. E là probabilmente c'è qualche altro animaletto, una voliera. Andiamo a vedere da Sandro Cane oggi che riesce a camminare in qualche modo. Ho dovuto sospendere e per fortuna non l'ho prese gli ultimi due giorni. Ho dovuto sospendere gli antinfiammatori perché ho scoperto, adesso giusto per caso, che gli antinfiammatori rallentano la coagulazione, perciò io i punti deve schiudersi la ferita e perciò devo assolutamente fare in fretta, che far sì che la ferita si chiude in fretta. E qua ci sono i polli, le galline, ragazzi, che fanno le uova per fare il gelato, non lo so, qualche gelato andrà anche con le uova probabilmente, le creme. Ecco qua, ragazzi, lo sono sicuro che le creme, quelle a base di bezzabaione, vanno anche con le uova. Eccoci qua, le galline sono venute a salutarmi e con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ciao.